Le facce le trova. Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta su Pino di Luzio. Oggi 6 febbraio, ore 9 e tre quarti della sera naturalmente. Siamo qui nella notte buia e vi porto un punto di vista sempre da Opinione di Luzio, molto originale, molto, su un tema molto scottante, che riguarda proprio queste fatidiche elezioni, che non vedo l'ora, come tutti voi, che se ne vanno in tutto quel paese, insomma, dopo queste elezioni, che non si rompono più le scatole di portar via tutto il palinsesto televisivo e giornalistico e radiofonico e quant'altro, i manifesti, gigantografie in giro per il paese, con i vari manifesti che sono anche abusivi, tanto per ripetere, per 50 anni che lo fanno, sempre di attaccare e non pagare, insomma, ma loro lo sanno, voglio dire, di non pagare, è a noi che ci tocca pagare naturalmente. E voglio portare il tema scottante per arrivare al punto, che ogni tanto mi perdo insomma nella rabbia che io ho, anche se magari voi non notate, ma io voglio portare in risalto quello che è Grillo. Allora ragazzi, attenzione con Grillo, veramente, io vi do questa informazione che mi proviene da miei settori di conoscenza all'interno del mondo politico. Grillo è una pedina che logicamente a livello economico ha i suoi soldi. Ho cercato di fare un setaccio della situazione, perché Grillo si è mosso nella politica diversi anni fa, qual è stato il suo sentore, ma è in pratica per me un figlio di Berlusconi, ok? Non è altro che una pedina mossa dallo stesso Berlusconi, che ha voluto a gran ragione per demolire il PD, sì, logicamente, perché adesso grazie alla figura di Grillo che entra adesso in scena nelle politiche nazionali ha il 15% all'incirca a livello di sondaggi, il 10, il 12, il 18, poi varierà da quello che sarà, come dice Nanni Moretti, se la mattina c'è il sole magari quello vota a destra, se c'è piove vota a sinistra, perché è triste, perché anche dagli sbalzi di stati d'animo dovuti al livello meteorologico influenzano il voto, questo almeno a secondo degli studi psicologici, però sta di fatto che porta via un bel 10% e guarda caso si gioca tra i 30 e il 40% i voti che ha il PD e il PDL, proprio che gli mancano quella percentuale che appena vi ho detto che ha Grillo in mano logicamente. E quindi questo che è il favore che lo fa a chi è meno potente dal punto di vista del risultato, che è il PDL, che ha veramente qualche punto in meno rispetto al PD, per quanto ha recuperato Berlusconi con il fatto di essere un grande showman anche a 78 anni e tanto di cappello. Tommy X non lo è così bravo insomma a recitare, lui a 78 anni logicamente dà ancora il filo da torcere a tanti attori insomma, e la mossa di Charlie Chaplin a Luce della Città è stata una botta di vita. Quindi ragazzi, vedete chiaro che Grillo è questo insomma, non è nient'altro che una persona mossa da Berlusconi, portata lì, arrivare a calcare quelle scene grazie al suo personaggio che si è creato a livello storico, di essere un contestatore di chi ruba, di essere un contestatore delle multinazionali, di essere un contestatore comunque sia delle lobby economiche e di voler fare gli interessi della gente, un po' la stessa politica che è stata del Partito Comunista, poi trasformato in PDS e poi trasformato in PD, perché poi si rinnovano i simboli, va anche a capire, anche quello fanno per raccattare sempre più voti, per dare un'immagine di rinnovamento, hanno bisogno come la Barilla, ogni tanto cambia non tanto la scritta del Barilla che rimane, ma cambia magari il colore del logo, cambia la posizione del logo all'interno della confezione, questi fanno uguale ragazzi, vendono un qualcosa, vendono il loro bel simboletto da attaccarsi con una spilletta sul petto, più c'hanno persone che seguaci che la mettono e più loro logicamente si ingrasseranno e diventeranno sempre più belli e attivi e belli col sorriso schiantato. Quindi ragazzi, Grillo direi cercate voi di fare quello che volete, io lo cestino logicamente e farei che in rete si divulghi questa voce ragazzi, veramente è una pedina di Berlusconi, sta facendo il gioco che Berlusconi l'ha messo lì a fare, è un burattino. E se voi lo notate anche nelle affermazioni che sta con la Montepaschi di Siena, sta facendo pappeciccia con la Lega, si è messa a fare lì le cose sulle presentazioni delle liste, si è messa a fare il compiacente con Casa Pound, si sta sventolandolo anche abbastanza apertamente sulla sua apertura verso la destra logicamente, e non è a caso logicamente, perché già voglio dire il suo trend l'ha acquisito nel tempo, non sarà in questi 15 giorni che rovina il tutto.
fatto, ma sta già delineando questo bel pacchetto che già lui c'ha in tasca, e non perderà di tanti punti, nemmeno aumenterà, ma sarà quello più o meno il suo zoccolo che presenterà. Sarà un bel cachet che poi alla fine questi qui faranno il giochetto di Berlusconi quando andranno nel Parlamento, e quindi volta Gabbana al PD e riavremo il nostro bel faccino di Berlusconi. Magari sotto banco con Grillo si metterà d'accordo per avere una figura più spendibile per quelli che gli hanno dato voti a lui, per non, proprio per non perdere l'immagine. Magari cercheranno una figura diversa, magari il premier sarà Berlusconi, ma il presidente del consiglio magari lo farà qualcun altro che sceglieranno a tavolino, in, come dice Grillo, cioè le scelte non partono da me ma dallo staff, insomma. Io vorrei vedere queste facce dello staff, perché non le fa mai vedere, insomma. Anche lì avrei i miei timori. E logicamente questi qui che partono dal nulla e vengono qua nella politica per dire che vogliono cambiare tutto, me puzza, ragazzi, ma me puzza tanto, ragazzi, me puzza. Perché tutti dal nulla che vogliono cambiare qualcosa, non so, ragazzi, se ci volete credere voi. Io, sai, quando uno mi dice che gli asini volano, cioè io penso che è un po' per essere un pazzo. Vogliamo crederci? Crediamoci, ragazzi, non c'è problema. Però io cestino, Grillo, io ho mandato questo messaggio, questo allarme, logicamente ve lo segnalo, perché logicamente qui non dite niente a nessuno, non lo segnalate questa cosa che mi sembra abbastanza palese, mi è arrivata nell'orecchio, a me più di una volta mi è stata reclamata, ma perché non lo vai a dire almeno nel tuo canale? E ho detto, boh, adesso basta, stop, bisogna che va a verbalizzare questa cosa. Cioè, Grillo, hai rotto i coglioni, cioè, ha pure a fare la mascotte di Berlusconi che si è messa a fare, ma per rendere spendibile che cosa, insomma, veramente sei ridicolo. Arrivederci, ragazzi, siamo sempre a Senigallia, Opinione di Luzzi vi saluta, e arrivate, commentate e fate circolare questa notizia. Arrivederci.